Io voglio l'Oscar. Vai. È partito già da là. Hey boy, you want you more than any other man. When no one will accept your mark of no more. Your saliva has stabbed my legs again. Hey boy, you want me more than anything. When your mouth is dry and your stomach starts to turn, is it all so hot like it is inside the eyes? And if then, after the fifth, tell me boy, will you have a pity for me? And for the man I never was, forget my further love. Oh boy, please don't turn in me. Is there after the fate? Tell me boy, will you have a pity for me? And for the man I never was, forget my further love. Ci viene fatta a me e a Luca è quella di come siamo riusciti a realizzare questo corto. Io penso che oltre alla determinazione mia e di Luca e alla voglia di dimostrare che anche due giovani possono realizzare qualcosa di grande, c'è stata da parte nostra anche grande incoscienza. Il corto è nato da una grande incoscienza. Quando siamo arrivati alla scelta di Daniele Cipri per la fotografia, ovviamente era più un sogno, un'aspirazione, e sapevo che Daniele avrebbe potuto dare quella pasta, quel corpo a un corto, a un film che aveva bisogno di una fotografia da fiaba. Dare un particolare alla macchina d'epoca, ma magari quando gira. Sì. Il clacson per esempio può essere una cosa che ti dà un senso di sì. Un clacson è perché in curva, magari lui va prima si suonava. Sì, 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 ma ancora si suona in certi punti. Abbaglianti e clacson. Pa 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 pa. Okay. Pa.